Buonasera. Buonasera a tutti, al pubblico qui presente al Museo Revoltella di Trieste e al pubblico da casa che ci segue dal canale YouTube. E benvenuti a questo evento di Science in the City Festival dal titolo Nanotecnologie e Nanoelettronica per curare il cervello. Vorrei ringraziare il team di Science in the City Festival e i volontari per questo evento. E vorrei ringraziare i servizi teatrali che permette lo streaming e la direzione del Museo Revoltella per ospitarci qui oggi. Infine vorrei ringraziare i tre relatori per essere qui e per avermi invitato a partecipare a questo evento. Per me è un grande orgoglio e un'emozione essere qui oggi con voi. Mi presento, il mio nome è Valentina Perrera, sono dottore di ricerca in biologia molecolare e cellulare e sono tecnologo in Sissa nel laboratorio che studia le dinamiche neuronali. I tre relatori che avremo il piacere di ascoltare questa sera sono tre professori: il professore Michele Giuliano dalla Sissa qui a Trieste, il professore Pierpaolo Palestri dall'Università di Udine e il professore Luca Selmi dall'Università di Modena e Reggio Emilia. I tre professori collaborano ad uno stesso progetto dal titolo INFET. Lo scopo del progetto INFET è quello di sviluppare una tecnologia che, impiantata nel cervello, possa, attraverso la neuromodulazione, curare malattie come il Parkinson o l'epilessia. Sentiremo quindi parlare di neuroprotesi e di nanotecnologie, due argomenti sicuramente molto attuali e una scommessa per la medicina del futuro. Prima di lasciare la parola ai nostri relatori, ve li presento brevemente. Il professore Michele Giuliano ha una laurea in ingegneria elettronica conseguita presso l'Università di Genova nel 1997, dove si è specializzato in ingegneria biomedica, e un dottorato di ricerca in bioingegneria ottenuto nel 2001 al Politecnico di Milano con una tesi in neuroscienze computazionali. Grazie ad un prestigioso premio scientifico che gli è stato assegnato dallo Human Frontiers Science Program Organization, ha fatto un dottorato in elettrofisiologia e neurobiologia sperimentale all'Istituto di Fisiologia dell'Università di Berna. Nel 2005 si è trasferito al Brain Mind Institute presso le PFL di Losanna, dove ha assunto il ruolo di group leader. Nel 2008 si è spostato ad Anversa, dove ha preso in carico la direzione del laboratorio di neurobiologia teorica e neuroingegneria, e nel 2016 è diventato professore ordinario all'Università di Anversa. Dal 2019 dirige il laboratorio di dinamiche neuronali alla Sissa e coordinatore del consorzio INFET, il progetto di cui vi ho brevemente già parlato. Ha collaborato con l'Università di Sheffield e con l'Istituto di Neuroelettronica di Leuven ed è stato coordinatore scientifico di diversi prestigiosi progetti di ricerca internazionali. Il professore Pierpaolo Palestri si è laureato in ingegneria elettronica all'Università di Bologna nel 1998. Nel 2000 ha lavorato presso i famosi Bell Labs del New Jersey, è stato assunto come ricercatore presso l'Università di Udine nel 2001 e nel 2003 ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Udine in ingegneria elettronica. Dal 2005 è professore associato di elettronica all'Università di Udine. Collabora attualmente con diversi enti di ricerca e aziende internazionali operanti nel campo della microelettronica e coordinatore scientifico di svariati progetti europei e nazionali. Il professore Luca Selmi si è laureato in ingegneria elettronica presso l'Università di Bologna nel 1986, ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Bologna nel 1992. Durante gli anni del suo dottorato di ricerca ha collaborato con lo Hewlett-Packard Microwave Division di Santa Rosa in California. Dal 2000 è professore ordinario di elettronica presso l'Università di Udine. Dal 2017 è membro del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. È uno dei fondatori e l'attuale direttore di EUNET,
il Consorzio Interuniversitario di Nanoelettronica, che coordina la partecipazione a progetti di ricerca europei di 11 gruppi di ricerca italiani. Bene, la presentazione di oggi si articolerà in due parti. La prima parte sarà condotta dal professor Giuliano, la seconda sarà condotta dai professori Palestri e Selmi. Ci fermeremo dopo la prima e dopo la seconda parte per dare spazio alle vostre domande, che spero siano numerose. Questo è un evento di divulgazione scientifica e lo scopo è proprio quello di interagire il più possibile con i relatori. Adesso invito il professore Michele Giuliano sul palco e vi auguro buon ascolto. Ok, grazie infinite. Sono molto onorato di poter partecipare insieme ai miei colleghi a questo Festival della Scienza. Il progetto europeo che stiamo in qualche modo cercando di divulgare, di raccontarvi in questa sera, è finanziato con i soldi dei contribuenti ed è per me imperativo poter disseminare alle persone e ai cittadini le scoperte o l'impatto o la motivazione per questi progetti di ricerca. Quello che voglio fare nei prossimi 15-20 minuti è raccontarvi, chiaramente a un livello divulgativo, qualcosa in più sulle neuroprotesi, partendo dallo stato dell'arte e dandovi degli esempi concreti e dandovi qualche informazione sul funzionamento di queste neuroprotesi, che non sono più oggetto di fantascienza, ma sono realtà cliniche, commerciali. Inizio col raccontarvi Inizio con raccontarvi che negli anni Ottanta ero un ragazzino ed ero molto appassionato di fantascienza. In particolare ricordo un telefilm, forse alcuni di voi pure lo ricorderanno, L'uomo da 6 milioni di dollari, o L'uomo bionico, un pilota dell'aeronautica americana, militare, che aveva un incidente e grazie a delle tecnologie segretissime veniva riparato, gli venivano impiantati degli organi e degli arti bionici, per esempio gli veniva sostituito il braccio destro con un braccio robotico controllato dai suoi pensieri, capace di dargli una forza sovrumana. Gli veniva attaccato un dispositivo simile a un occhio artificiale alla parte posteriore della corteccia visiva del suo cervello e gli venivano addirittura impiantate delle gambe robotiche che gli permettevano di raggiungere velocità in corsa, di nuovo inusuali, sovrumane. Ebbene, questo è negli anni Ottanta, circa 30-40 anni dopo. Questo non è fantascienza. Nelle immagini che vedete in questa diapositiva ci sono degli esempi di quelle che sono, come detto, delle realtà cliniche e commerciali. E in alto ho preso, per iniziare, per rompere il ghiaccio, la definizione da un'enciclopedia di neuroprotesi, ovvero quei dispositivi artificiali atti a sostituire o rimpiazzare delle funzioni specifiche del sistema nervoso centrale o periferico e in alcuni casi anche a mitigare dei sintomi di patologie neurologiche o psichiatriche. Vedete in particolare che non è più fantascienza l'idea di un arto robotico in un paziente che ha perso per un'amputazione il braccio, come nel caso di questo veterano americano, o nel caso di questa persona che viene ad avere sostituito un arto, una gamba, con una gamba artificiale. Qualcosa di molto più comune, qualcosa che forse alcuni di voi o conoscono o che hanno esperienza diretta di questo, è rappresentato per esempio da un impianto cocleare che è estremamente comune, soprattutto negli ultimi 30-35 anni, con applicazioni cliniche quotidiane. E quindi qualcosa di ispirato all'orecchio artificiale, se volete, è stato fatto per estensione nel caso dell'occhio artificiale. Vi dirò qualcosa in più e vi dirò anche nel caso di tecniche alternative, di nuovo, che non rimpiazzano delle funzioni del sistema nervoso ma mitigano dei sintomi neurologici. In particolare vorrei parlarvi oggi, in questi minuti, di tre aspetti fondamentali. Il primo è come si può fare a sostituire gli impulsi nervosi con degli impulsi artificiali. La premessa, di cui vi darò una breve spiegazione, è che questi impulsi nervosi sono elettrici, sono dei fenomeni simili a quelli, agli stessi fenomeni elettrici nei circuiti elettronici di un cellulare come questo che tengo in mano.
Il secondo aspetto è quello duale, non scrivere gli impulsi rimpiazzandoli con impulsi artificiali, bensì leggere gli impulsi nervosi reali, biologici, endogeni, e cercare di interpretarli. Vi dirò in che senso o per quali motivi si può in qualche modo cercare di leggere il pensiero. E vorrei concludere con quelle che sono le frontiere della ricerca attuale in neurotecnologie, in neuroelettronica e in nanotecnologie applicate alle neuroscienze, dandovi semplicemente dei puntatori e dando spazio e un inizio per i miei colleghi per quelle che sono le priorità, come quelle affrontate dal nostro progetto. Quindi la premessa è, come ho detto, che sia i circuiti elettronici che quelli biologici, se volete, hanno una caratteristica comune di condividere un meccanismo delle fenomenologie che sono di tipo elettrico. La differenza principale è che in un circuito elettronico, in un transistore, sentiremo qualcosa in più su questi componenti elettronici, i portatori di carica elettrica sono gli elettroni, bensì nel caso di una cellula nervosa, nel cervello, quindi il sistema nervoso centrale o periferico, sono gli ioni, sono delle componenti dissociate in soluzione dei sali più comuni, sodio, potassio, calcio. Questi sono carichi elettricamente, proprio come gli elettroni di un metallo, di un conduttore elettrico, e attraversando la membrana cellulare di una cellula producono degli impulsi elettrici. Vi do un esempio di impulsi elettrici, questi sono, è una traccia registrata nel mio laboratorio quando ero in Belgio, ad Anversa, di un paio di secondi, e vedete che in questo asse, nell'asse verticale, è rappresentata una grandezza molto consueta per un ingegnere elettronico come me e come i miei colleghi. E forse capirete perché è così affascinante per un ingegnere, un fisico, un matematico, contaminarsi e esporsi e partecipare alla ricerca in altri settori della ricerca, come quello della scienza, come quello della neurobiologia. Infatti queste cellule nervose sono in grado di produrre in pochi istanti degli enormi dal punto di vista elettrico, enormi impulsi dell'ordine di centinaia di millivolt, che sono queste barrette verticali che vedete sovrapposte a questa traccia irregolare che varia nel tempo. È un po' come quello che siete abituati quando andate in un supermercato a identificare un prodotto sulla base di un codice a barre. Nel caso del codice a barre, la posizione precisa delle barrette più sottili o più spesse denota uno specifico numero. Nel caso degli impulsi nervosi pensiamo, ma ancora questo è un problema aperto in neurobiologia, pensiamo che l'esatta posizione, il numero, la frequenza e l'intervallo fra un impulso e il successivo siano fondamentalmente i portatori dell'informazione neuronale, del codice con cui le informazioni sono rappresentate dalle cellule del cervello. Quindi il primo aspetto di cui voglio parlarvi è in qualche modo ripristinare, sostituire, iniettare, scrivere nel cervello degli impulsi artificiali che possano sostituire gli impulsi reali. E parto da un esempio forse molto comune, o sicuramente diventato comune nella pratica clinica negli ultimi 50-60 anni, che è quello dell'uso dei pacemaker cardiaci. Voi sapete, il cuore è di fatto una pompa e il sangue viene pompato da un atrio al ventricolo e poi dal ventricolo all'intero sistema circolatorio, perché esistono due generatori elettrici. Anche il cuore, anche i muscoli sono delle cellule come quelle cerebrali, come quelli neuronali, sono delle cellule che funzionano con degli impulsi elettrici, e questa attivazione elettrica non è sincronizzata, è come un'onda, è sfasata. Prima si attiva un nodo e poi si attiva il successivo. Nel caso in cui questo non funzioni più, si possono introdurre, per via simile a quella laparoscopica, dei minuscoli fili con degli elettrodi che vengono a stimolare punti distinti laddove ci sono questi nodi, questi generatori biologici che per esempio non funzionano più. Questi fili vengono di solito collegati a una batteria, a un generatore di impulsi, un generatore di ritmo, un pacemaker, che nel caso dei pacemaker cardiaci viene tipicamente nascosto in una tasca sottocutanea e ha delle dimensioni e un'autonomia di batteria strabilianti per la tecnologia, con la tecnologia attuale. Il concetto è molto simile, in questo caso si tratta di cellule muscolari, cardiomiociti. Nel caso delle applicazioni sensoriali che vado brevemente a raccontarvi, in realtà stiamo parlando di cellule neuronali. E le prime di cui voglio brevemente parlarvi sono quelle del sistema uditivo, nella periferia del sistema uditivo.
Tutti noi abbiamo un organo che si chiama coclea, in cui esistono delle cellule neuronali capaci di trasdurre vibrazioni dell'aria in segnali elettrici. Questo avviene perché queste cellule hanno delle ciglia, hanno delle strutture meccanicamente distribuite che, muovendosi con onde di pressione, vanno ad aprire, vanno a cambiare il trasporto di ioni attraverso la membrana, un po' come nel cartone che vi ho mostrato prima. Nel caso della coclea, siamo molto fortunati, esiste una rappresentazione delle frequenze. Le frequenze più acute, per esempio nel caso di una musica, le frequenze dei violini o di un soprano, e le frequenze più basse, quelle per esempio della mia voce, se abbasso il timbro della mia voce, sono distribuite secondo una struttura lineare. In alto a sinistra ci sono le frequenze alte, in basso ci sono le frequenze basse. E quindi è possibile, è concepibile pensare di introdurre non due elettrodi come nel caso del pacemaker cardiaco, bensì una serie di elettrodi, vedete, una specie di sequenza di contatti elettrici, minuscoli ma tutto sommato ancora macroscopici rispetto alle dimensioni delle cellule, delle ciglia che non funzionano più, capaci di stimolare elettricamente cellule che rappresentano frequenze distinte e portare informazione attraverso il nervo uditivo, che deve essere intatto, al cervello per essere processate. E nel caso attuale questa è una tecnologia così consueta e quotidiana che non ci stupisce più se vediamo qualcuno che ha un trasduttore attaccato all'esterno del proprio cranio che va a contattare un'antenna che è sottocute e che permette a queste persone di avere un ripristino di sensazioni di percezioni uditive. La cosa affascinante è che questa semplice tecnologia è stata sfruttata nel caso della retina. Nel caso della retina è una situazione molto più complicata, ma tutto sommato analoga, perché anziché avere una struttura monodimensionale come quella della coclea, la retina è una specie di foglietto in due dimensioni che, per ragioni di semplice ottica geometrica, mantiene una topicità, una retinotopia tale che punti, stimoli luminosi nel mondo, stimoli che sono vicini, si vanno a proiettare in punti vicini sulla retina e in qualche modo eccitano delle cellule che trasducono, nel caso della retina, informazioni visive, luminose, in impulsi elettrici. In alcuni casi, in alcune malattie neurodegenerative, le cellule che fanno questa trasduzione vengono a morire, ma il nervo ottico è ancora intatto e molte delle cellule che compongono la retina, in particolare si chiamano cellule ganglionari, sono intatte. Una possibile stimolazione elettrica potrebbe ripristinare dell'informazione, degli impulsi nervosi che non sono più non occorrono più naturalmente. E quindi vedete che nel caso della retina, se volete di un occhio artificiale, di una retina artificiale, non c'è una singola linea di elettrodi, di contatti elettrici, ma c'è più qualcosa di simile a un letto da fachiro, se mi permettete il paragone, in cui esistono diversi elettrodi spaziati qualche centinaio di micrometri che possono, se contattati e se stimolati in modo opportuno, trasdurre delle informazioni che per esempio il paziente cattura da una telecamera posta alla metà di un paio di occhiali. Nel caso di questo paziente le sensazioni visive, parlo di sensazioni non di percezione visiva perché è un'esperienza ancora estremamente rudimentale, una tecnologia estremamente rudimentale, permettono a delle persone di recuperare in qualche modo un'indipendenza e una sensazione visiva tale per cui questo paziente intervistato anni fa dalla BBC era enormemente colpito da poter perlomeno identificare i volti, non certo discernere le caratteristiche, ma vedere che c'erano dei volti davanti a lui. E una cosa che mi colpì moltissimo, alzando la testa al cielo, avere la percezione, la sensazione della luna, qualcosa che aveva perso, vista la sua malattia degenerativa, aveva perso 20-30 anni prima. Concludo questa parte raccontandovi di un approccio di dispositivi artificiali che non rimpiazzano delle funzioni sensoriali come l'udito e la vista perse o compromesse, ma che nello stesso modo hanno in comune il concetto di stimolazione elettrica. Di nuovo, scrivere, iniettare degli impulsi elettrici che sono artificiali, se volete, tendono a mimare quelli naturali. E questo è il caso di una tecnologia che
come le precedenti, è una realtà clinica, non solo non è più fantascienza ed è allo stato dell'arte della ricerca accademica, ma è una pratica clinica, una terapia che si può acquistare se voi, per esempio, soffrite di volete mitigare i sintomi perlomeno di malattie neurologiche come il Parkinson o la distonia, per esempio, ma sono state proposte anche per malattie psichiatriche ed è, diciamo, l'applicazione in quel caso è ancora sotto studio clinico. In questo caso esistono degli elettrodi che non rimpiazzano la retina o la coclea, ma vengono impiantati in profondità alla base dell'encefalo, in punti opportuni e in un modo tale che se si inizia a stimolare ad alta frequenza con degli impulsi artificiali molto fitti nel tempo, esiste un beneficio terapeutico e vi confesso che in letteratura non abbiamo ancora esattamente chiaro il perché questa stimolazione dà dei benefici e è in grado di mitigare, nel caso del tremore parkinsoniano che vi faccio vedere in questo video, rendendo possibile a questo paziente che è a pochi minuti di distanza con l'impianto spento o l'impianto acceso in grado di fare senza tremore un task, un compito di coordinazione motoria elementare o addirittura una deambulazione che invece gli era completamente preclusa precedentemente. Questo è solo un esempio del Parkinson, ma ci sono allo studio delle applicazioni simili addirittura per, come detto, patologie psichiatriche come la depressione o addirittura come l'obesità. E, ripeto, in letteratura non sappiamo esattamente se stiamo fornendo degli impulsi mancanti, in qualche modo li stiamo compensando, se è un meccanismo di compensazione, o se viceversa è un meccanismo di inattivazione. Bombardo con tantissime informazioni alcuni centri e questi centri non vengono più, non hanno più un comportamento attivo, patologico. Passiamo all'aspetto duale. L'aspetto duale qual è? È quello che, anziché scrivere e sostituire impulsi elettrici artificiali, vengono questi impulsi letti, vengono registrati e sono impulsi naturali, gli stessi che voi state in qualche modo producendo nella vostra corteccia visiva guardando me o nella vostra corteccia motoria se vi iniziate a grattare la testa, per esempio. E in questo caso la forma degli elettrodi, come nel caso della stimolazione elettrica, nel caso della registrazione elettrica, sono di forma e di dimensioni un pochino diverse, ma non tantissimo. In questo caso vedete di nuovo un letto da fakiro in cui ogni singola punta, in questo caso funziona come un'antenna, ma è un'antenna ricevente in questo caso, non come prima dove l'antenna era un'antenna trasmittente, si cercava di generare dei campi elettrici che potessero fornire una stimolazione elettrica. In questo caso questo tipo di letto da fakiro viene impiantato in pazienti tetraplegici, paralizzati, nella parte del cervello addetta al controllo motorio, che ovviamente non ha più modo di esplicarsi perché esiste una recessione a livello spinale. E nel caso di un'interpretazione sufficiente di questi messaggi, di questi pensieri, se volete, è possibile per un paziente controllare un cursore su uno schermo, l'avete visto poco fa, giocava a un videogame, a Pong, il famoso videogame degli anni 70, semplicemente con il suo pensiero. In questo caso, in quest'altro video, un robot, un braccio robotico, per la verità, con un numero limitato di gradi di libertà, permette a questa paziente, dopo che ha in qualche modo imparato a controllarlo, di nuovo è una paziente tetraplegica, paralizzata, a compiere un'azione che di indipendenza che ha un enorme impatto sulla sua qualità della vita, nonostante questa sia una terapia ancora a livello preclinico. E vedete, sia nel caso del paziente di prima che nel caso di questa paziente, esiste un vistosissimo connettore elettrico che porta i segnali da quel letto da fakiro microscopico a un computer per la successiva interpretazione dei dati. Non so se avete visto qualche giorno fa il demo della compagnia di Elon Musk, questo miliardario che ha fondato una compagnia per le interfacce neuronali, se volete ne potremo parlare con alcune domande, ha in qualche modo risolto, rendendolo senza fili, il processo di trasduzione dei segnali da quella matrice di microelettrodi, da quel letto da fakiro, a un computer. Il problema fondamentale con cui vorrei concludere il mio intervento è quello delle attuali sfide tecnologiche. Ci sono vari aspetti che devono essere sottolineati. Il primo fra tutti è quello della
differenza enorme di dimensioni fra quelle che sono le tecnologie che vi ho accennato, che ho menzionato, per stimolare o registrare, e la dimensione della tipica delle cellule nervose. Queste sono una rappresentazione di cellule della corteccia somatosensoriale di un ratto, e in questo caso colorate sono state evidenziate solo un sottoinsieme di cellule piramidali, sono cellule che si comportano in modo solo eccitatorio. Mi affascinano moltissimo per la loro forma, che è stata definita da un famosissimo anatomico spagnolo dell'inizio del secolo scorso, le farfalle dell'anima, per questa enorme, incredibile diversità e bellezza della loro morfologia. Ebbene, queste sono delle cellule che hanno un corpo cellulare dell'ordine del millesimo di millimetro, e a confronto vedete qui, più o meno in scala, la dimensione di uno di quegli elettrodi impiantati per la stimolazione cerebrale profonda. È enorme, e queste metallizzazioni scure che vedete sono le antenne, in questo caso antenne trasmittenti, ma potete pensare che siano simili alle punte di quei letti da fakiri, antenne trasmittenti o riceventi. Come vedete sono enormemente sproporzionate se paragonate alle dimensioni tipiche delle strutture biologiche. E allora sarebbe come voler indirizzare delle informazioni a un neurone piuttosto che un altro con un enorme megafono che, come in una folla, in un audience come questa, in realtà, per via della differenza fra la dimensione, viene convogliata questa informazione a tutti, non a una singola cellula. E analogamente la possibilità di registrare, di ascoltare gli impulsi elettrici biologici, fisiologici di questo neurone piuttosto che di un'altra cellula nervosa, con questo dispositivo risulta impossibile. È come se, viceversa, come se fosse qualcuno con un'antenna che provasse a captare le mie parole che vi sto, del discorso che vi sto raccontando adesso, in realtà stando in un'altra sala e sentendo in realtà un vociare, sentendo che qualcuno sta parlando, ma impossibilitato a sentire e distinguere esattamente le stesse parole. Una delle chiavi è quella di rivolgersi alle neurotecnologie e alle tecnologie di micro e nanofabbricazione molto comuni nell'elettronica. La miniaturizzazione spinta degli ultimi 10 anni, 15 anni nell'elettronica di consumo ha generato delle similitudini, delle analogie che non siamo noi i primi a notare. È possibile costruire dei dispositivi tipo un letto da fakiro, come questo, in cui esistono dei nanoscopici, non più microscopici, ma nanoscopici fili o elettrodi che possono accoppiarsi o raggiungere singoli neuroni e sono molto più piccoli. Possono cioè, come antenne, agire in modo molto più selettivo, parlando a singoli o registrando, ascoltando singoli e non gruppi di cellule. Vedete qui un esempio preso dalla letteratura in cui c'è una riduzione di uno o due ordini di grandezza della dimensione paragone del precedente letto da fakiro che risale di fatto a una tecnologia sviluppata negli anni 70. E in questo caso addirittura vedete che questi nanoscopici fili sono molto più piccoli della dimensione di un soma del corpo cellulare di un neurone studiato in un laboratorio, quindi non in vivo ma in un piatto di vetro per essere studiato. Nel nostro progetto ci sono svariate peculiarità. Una è quella di utilizzare e di spingere questo tipo di tecnologie che vengono dalla nanoelettronica, e quello, ma non ne parlerò, di cambiare il rapporto. Anziché utilizzare delle antenne come quelle che vi ho fatto vedere, trasmittenti o riceventi, cercare di utilizzare lo stesso linguaggio con cui i neuroni parlano e sono funzionanti, ovvero sia con gli ioni e non con gli elettroni. Quindi cercare di utilizzare dei generatori che possano sputare o catturare ioni anziché elettroni come nelle antenne metalliche di cui vi ho mostrato. Quindi, in conclusione, c'è la speranza che questa spinta tecnologica sulla base delle tecniche di micro e nanofabbricazione, delle nanotecnologie, di nuovi materiali che sono definiti a livello nanoscopico, possano permetterci di aprire il libro del codice neuronale di cui vi ho dato all'inizio, quando vi ho fatto vedere questo treno di impulsi, vi ho detto non sappiamo l'informazione come è codificata, e permetterci non soltanto di vedere che esistono dei paragrafi di testo, ma come indossando degli occhiali
che permettono di vedere meno sfocato, individuare le singole parole, individuare le singole lettere e poter in qualche senso capire che lingua viene parlata. Oggi siamo in questo stato e speriamo che le nuove tecnologie, le nuove frontiere della neurotecnologia, quindi le tecnologie applicate alle neuroscienze, permettano di distinguere le singole parole. Concludendo, vi vorrei portare, e dando una scusa per i miei colleghi, a notare che gli esempi che vi ho dato, che come detto sono nella pratica clinica, sia per la stimolazione che la registrazione non sono selettivi, sono molto grossolani e l'informazione presumibilmente non può essere specifica per una cellula oppure per un'altra. E anche per esempio il controllo motorio del braccio robotico che avete visto non è così accurato come potrebbe essere, proprio perché non possiamo ascoltare con precisione e in un modo continuo per diversi giorni senza cambiamenti le informazioni, la voce di un singolo speaker, di un singolo neurone. Esistono anche degli aspetti di cui non vi ho parlato e non vi parleremo oggi, di rigetto del tessuto. Sono sempre degli dispositivi macroscopici messi nel tessuto, impiantati nel tessuto nervoso, che ha un sistema immunitario molto particolare, e l'effetto del rigetto, della reazione al corpo estraneo che il tessuto cerebrale mette in atto, è in effetti interferisce notevolmente con le prospettive di, ripeto, di usare queste antenne per trasmettere o ricevere informazioni. Direi concludo qui, sarei lieto di rispondere a delle vostre domande e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. E avete domande? Sì, vedo in fondo ha alzato la mano per prima. Ok, riassumo la domanda perché da casa altrimenti non ci sentono. La prima domanda era se le attuali tecnologie permettono a chi è affetto da paresi di riacquistare la capacità motoria. Allora, in questo senso non sono uno specialista, penso che lei si riferisca a un aspetto di riabilitazione. Nonostante quello di sostituzione, quindi la possibilità di controllare con il pensiero i motori di una sedia a rotelle, oppure di nuovo un attuatore che può essere un cursore su uno schermo del computer. Allora ci sono degli studi in questo senso, soprattutto volti alla combinazione di stimolazione elettrica e chimica farmacologica a livello del midollo spinale, che contiene i centri del movimento, contiene dei central pattern, dei generatori di ritmo centrali del che sono fondamentali per il coordinamento motorio, e con cui si è visto in una dimostrazione per il momento su ratti, ma in fase preclinica anche su scimmie e uomini, in cui una stimolazione elettrica opportuna del midollo spinale vicino alla lesione spinale permette un progressivo recupero sia con una crescita delle fibre nervose che prima erano interrotte e in qualche modo un progresso nella riabilitazione motoria. Chiedo scusa, vorrei risentire la seconda e terza domanda, per favore. Ok, sono le sinapsi ad essere sostituite da questi circuiti artificiali e il materiale utilizzato è grafene? Allora, per la prima parte della domanda, in realtà il modo con cui noi siamo in grado di sostituire gli impulsi elettrici è molto grossolano, è più una specie di micro elettroshock
con cui facciamo in realtà produrre al neurone che rimane un impulso elettrico. Quindi se vuole lo inganniamo, non facciamo naturalmente quello che farebbero altri neuroni, parlerebbero, lei ha menzionato le sinapsi che sono l'organo con cui i neuroni scambiano informazione, quindi gli altri neuroni normalmente parlano fra di loro, scambiano informazioni grazie alle sinapsi e il neurone ricevente decide se oppure no emettere un impulso nervoso, emettere un impulso elettrico. Noi in qualche modo non siamo a livello di sinapsi, si bypassano le sinapsi e si fa affidamento sulle proprietà cosiddette di eccitabilità elettrica delle cellule nervose. Quindi siamo un ordine di grandezza a più alto livello, non a livello molecolare, subcellulare delle sinapsi. E per la parte sul materiale utilizzato negli impianti clinici, in realtà questi sono tutti i materiali di cui vi ho raccontato, sono o metalli come platino, con opportune ricoperture e processamenti, processi che cambiano le loro proprietà, la loro porosità e aumentano la superficie esposta all'elettrolita per cambiare la capacità elettrica, se questo ha un senso, ma ricerche in cui miei colleghi e io in parte sono stato coinvolto negli anni recenti, sono volte proprio a sostituire il materiale platino, oro, con materiali nanopatternati, nanostrutturati, come i nanotubi di carbonio o il grafene. Questo perché l'interfaccia, prima di tutto, in qualche modo può essere miniaturizzata a livello di milionesimi di millimetro, quindi molto più simile alle dimensioni di strutture quali le arborizzazioni di queste cellule o le sinapsi di cui menzionava prima, e anche perché dal punto di vista delle proprietà elettriche, ho menzionato la capacità elettrica, questi oggetti, questi materiali permettono di avere delle caratteristiche, delle proprietà molto superiori. Grazie. Grazie. Vedevo delle braccia qua e là. Sì, prego. Vedo bene? No. Ok, sì. Chiedo scusa, ma devo chiedere all'inglese. Sure. Ok. Marlene può rispondere all'italiano. Okay. I would like to have some comments regarding what you mentioned about Elon Musk. Because, you know, as what the media tells you, not an impactful new result. But when you compare with the things that we saw, I don't think that is too impactful for me. I mean, I think that you can detect the brain signals and when it's smelling or something. Yep. But we saw that the human people are now moving arms. Yep. The arms with their thinking. So what valuation you have for this result? Ok, questo è un commento circa quello che è stato mostrato da Elon Musk, che aveva precedentemente lanciato Tesla con un grosso impatto, e il nostro collega si domanda qual è l'impatto delle attuali tecnologie che sono state mostrate dal professore Giuliano oggi, e cos'altro devo aggiungere? Direi la valutazione. Sì. Sì. Qual è la valutazione, quindi, nell'opinione del professor Giuliano, di questi risultati ottenuti e dimostrati da Elon Musk qualche giorno fa su una diretta su YouTube? Allora, è un'opinione personale, in parte condivisa anche da altri colleghi. Nella compagnia di Elon Musk, Neuralink, ci sono di fatto degli ingegneri e dei neuroscienziati. La mia impressione è che la parte di ingegneri sia estremamente fine, estremamente avanzata, con dei talenti incredibili. Con le stesse risorse microelettroniche accessibili ai colossi della microelettronica, mi viene da pensare a Apple, in grado di creare i propri componenti elettronici per costruire i propri circuiti, è inevitabile che Elon Musk abbia fatto vedere degli oggetti assolutamente all'avanguardia. La dimensione dell'oggetto che riceve le informazioni, le amplifica i segnali e li trasmette a un computer è oltre dello stato dell'arte della ricerca accademica, che invece è molto meno finanziata dal punto di vista letteralmente di soldi per la ricerca e per la costruzione di questi dispositivi. La parte di neuroscienziati non è ancora, secondo me, non ha avuto modo di esplicarsi.
L'aspetto che mi ha colpito è quello di aver creato una tecnica robotica per l'impianto automatico non supervisionato di minuscoli aghi. Ora, se questi aghi potrebbero da me essere criticati perché sono tuttavia ancora abbastanza grandi, sono diversi da quelli che vi ho fatto vedere, sono molto flessibili e questa flessibilità tende a non ferire il tessuto cerebrale. La possibilità però di inserire questi aghi in modo non supervisionato attraverso un robot che possa evitare nell'inserzione dei vasi sanguigni, questo è sicuramente un risultato con un impatto notevolissimo. Non si aveva prima di lui questo tipo di capacità. L'aspetto che viene spinto principalmente da Elon Musk sul fatto che fra pochissimo noi non guarderemo più lo schermo del cellulare, ma avremo direttamente un controllo mentale dei dispositivi elettronici, e a mio avviso ancora pura fantascienza. A malapena siamo in grado di interpretare i segnali dopo enorme addestramento e del paziente e di programmi di intelligenza artificiale sui computer che analizzano i pensieri del paziente, gli impulsi elettrici del paziente, per controllare un braccio robotico con pochi gradi di libertà. Quindi quanto promette che fra poco avremo degli scambi di informazione telepatica, che impareremo le lingue attaccandoci a internet, sono secondo me delle affermazioni molto molto pericolose, perché creano delle aspettative realistiche. Anche la cura delle malattie, lui in qualche modo ha detto cureremo tutte le malattie neurologiche, non è esattamente così semplice o chiaro che cosa deve essere fatto nel Parkinson per sedare, per ridurre il tremore, o in altre patologie quali l'Alzheimer per ripristinare delle memorie che sono perse. Non è chiaro. Ho fiducia che alcuni talenti anche di neuroscienziati possano magari andare a lavorare per Elon Musk e possano alzare sicuramente il livello e ridurre l'aspetto di marketing, di rigonfiamento in qualche modo delle aspettative, delle affermazioni. Bene, grazie. C'era una domanda là in fondo? Io ho due domande veloci. Sì. Corretto. Di diametro. Una struttura del genere non sarebbe estremamente fragile e quindi non sarebbe difficile, se non impossibile, arrivare alla profondità che offrono gli aghi. È sicuro. Sì, bene, fermiamoci alla prima e poi facciamo la seconda, così mi ricordo. Sì, allora, la prima domanda è circa la solidità degli aghi che il professore ha mostrato nell'ultima slide. Questi aghi, che sono di un micrometro di diametro, di un millimetro di lunghezza, quanto resistenti sono rispetto agli aghi che sono stati mostrati da Elon Musk? Era questa la domanda? Non c'entrava Elon Musk, okay. Rispetto ad altri aghi che possono essere invece più resistenti, ok. Qual è la fragilità, la resistenza di... La fragilità è estrema, però è più estrema e più rischiosa per esempio, un ricercatore come noi, che potrebbe cercare di manipolare per fare degli studi di base e inserirli in un tessuto cerebrale, per esempio, di un modello animale per studiarne le possibilità. Tuttavia il tessuto cerebrale umano, come quello dei mammiferi, ha delle caratteristiche di rigidità, di stiffness meccanica estremamente analoghe a un gel, quindi è più il danno dalla rigidità delle strutture che noi portiamo dentro al cervello piuttosto che il danno che il cervello può fare a queste strutture. È indubbio che strutture così con questo aspetto, questo aspect ratio, queste caratteristiche lo rendano fragile. Tuttavia potrebbe essere per un altro tipo, per esempio nell'impianto, ecco perché un robot che possa impiantare in modo non supervisionato potrebbe essere molto molto importante. È difficile che il tessuto nervoso rompa uno di questi microaghi, perché è quasi
paragonabile a una struttura, a una materiale che quasi non oppone resistenza meccanica. Ok, la seconda domanda forse è l'ultima per il tempo che ci resta. Sì, la domanda è circa l'immagine evocativa del professor Giuliano sul sogno di riuscire a sentire il linguaggio di due neuroni che si parlano, mentre adesso si sente piuttosto un coro, riuscire ad arrivare a sentire cosa due neuroni effettivamente si dicono. E la domanda è, questo linguaggio è facilmente interpretabile anche da un punto di vista del processamento dell'informazione che si riceve, oppure scendendo nel dettaglio la complessità aumenta così tanto da rendere molto complicata la codifica di questo linguaggio? Le dico la mia opinione personale. Negli ultimi 40 anni di ricerca in neuroscienze, soprattutto nello studio dei sistemi sensoriali e motori, sono stati fatti dei progressi, dei passi avanti enormi. Mi ha fatto venire in mente le ricerche sulla corteccia e sulla rappresentazione dell'informazione motoria, che per esempio che mi permette di muovere la mia mano sinistra davanti, indietro, a destra o a sinistra, per cui capiamo abbastanza bene, o meglio, abbiamo elementi per comprendere almeno alcuni aspetti di questa rappresentazione, per cui riusciamo a tradurre gli impulsi elettrici di neuroni, di popolazione di neuroni, e riusciamo a capire se a ritroso, se il movimento era a destra o a sinistra o davanti indietro. E lo stesso è per i sistemi sensoriali, in particolare penso allo studio del funzionamento della retina. In anni recenti sono stati fatti dei passi ancora da gigante, quindi non posso dire che è risolto, che sappiamo come funziona la retina, ma sappiamo sicuramente molto di più sui sistemi sensoriali e motori rispetto che ai sistemi, per esempio, associativi, la parte della corteccia associativa che prende decisioni e che in qualche modo integra l'informazione sensoriale e genera l'informazione motoria. Lì non è banale, non è così semplice definire un protocollo sperimentale estremamente ridotto, estremamente semplificato, per potere sempre estrarre informazioni come quelle nei sistemi sensoriali. L'aspetto che dice lei di esplosione esponenziale della complessità è sicuramente vera, ed è vera per tutte le ricerche che hanno come base la biologia. La biologia, perlomeno a capire i meccanismi, non a essere a mo' di ingegnere, col cappello di ingegnere che dice non capisco esattamente come funziona, però posso ripararlo, posso ingannarlo, posso sfruttarlo per restituire un braccio bionico a un paziente o per dare un occhio alla visione, ripristinare una visione. Dal punto di vista della conoscenza, della comprensione di base, esattamente accade quello che lei dice. Sebbene esistano diversi livelli di descrizione, un livello più mesoscopico, uno microscopico, uno nanoscopico, a differenza di altre discipline della scienza, sembra che non si possa in qualche modo buttare via niente, buttare via nessun tipo di dettaglio. Tutto è indispensabile perché man mano che scendiamo di dettaglio, dalle cellule nervose alle sinapsi, dalle sinapsi alle proteine, dalle proteine alle molecole, la complessità esplode e ancora non sappiamo esattamente, per esempio, con precisione come gli impulsi elettrici che vi ho fatto vedere sono generati, o meglio, non conosciamo non conosciamo completamente come questi impulsi vengano generati e come l'attività pregressa determina l'attività successiva. Sono domande di biofisica di base che dovrebbero essere risolte, ma che ancora danno filo da torcere ai ricercatori. Grazie, io mi prenderei una piccola libertà di fare una domanda. Pensavo a
il senso della vista, il senso dell'udito, chiaramente sono due sensi estremamente importanti, ma lo è altrettanto il gusto, a mio parere, e lo è altrettanto il tatto, per esempio sugli arti artificiali. Mi domandavo se c'è già una ricerca volta a ripristinare questi sensi o a dare il tatto agli arti artificiali. Assolutamente, esiste un collega che recentemente ha pubblicato un articolo molto importante in cui in un paio di pazienti amputati, dotati di una mano robotica, hanno ripristinato in modo preliminare, in modo rudimentale, la sensazione tattile. E questo cambia completamente le cose, dal punto di vista ingegneristico è come se uno avesse a che fare con un sistema che funziona non più in cosiddetto anello aperto, con degli ingressi e delle uscite, ma con una retroazione, il cosiddetto anello chiuso, il feedback, il fatto che io so quando fermare il mio movimento perché ho un ritorno sensoriale. E questo ha cambiato completamente l'uso o l'efficacia di queste protesi motorie nel caso di pazienti amputati. Non è, dal punto di vista della ricerca di base, così... la sfida è enorme, ma non è così complesso come l'interazione con il tessuto centrale, perché il senso del tatto è alla fine legato alle terminazioni nervose e in qualche modo l'accesso ai nervi periferici, come anche alla vista e all'udito, è un po' più semplice rispetto alle stesse sfide a livello centrale. Quindi sono state queste anche degli sviluppi neurotecnologici, microfabbricazione e nanofabbricazione, che hanno consentito di interfacciare a quello che rimane dei nervi nel caso di un amputato che non ha più l'arto, ma continua ad avere almeno la parte residua dei nervi, ed erano proprio i nervi che trasmettevano le informazioni sensoriali del tatto, e queste ancora potrebbero essere imitate, sostituite da impulsi elettrici artificiali. Bene, molte grazie. A questo punto lascerei la parola al professor Pierpaolo Palestri, lo inviterei sul palco. Grazie Valentina, grazie a tutti per essere qua e anche grazie agli organizzatori che hanno organizzato un evento particolarmente, interessante e ben organizzato. Allora, io adesso passo dalla parte più neuroscienze alla nanoelettronica. Un attimo che... Ok, il mio intervento si chiama Evoluzione della nanoelettronica. La nanoelettronica è un qualcosa che in realtà ci circonda tutti i giorni, perché fondamentalmente quando apriamo, se apriamo un telefono, un computer, questo telecomando, qualunque cosa, all'interno ci sono questi oggettini neri. Qual è il pointer? Quello in alto, giusto? Quello più grande. Ah, è questo, scusate. Questi oggettini neri che, sono i circuiti integrati. Questi oggettini neri, se li apriamo, contengono una fetta di silicio che fondamentalmente è il dispositivo base della nanoelettronica. Fino a pochi anni fa si parlava di microelettronica, oggi si parla di nanoelettronica, ma non è qualcosa di futuristico, è qualcosa che già esiste da almeno 10 anni. E fondamentalmente ci circonda, perché quasi tutti i nostri oggetti ormai oggi contengono questi elementi. Quindi che cos'è poi in realtà questo circuito integrato? È una combinazione di tanti transistori. Quanti? Beh, c'è un'evoluzione storica molto importante dagli anni 70 a oggi. E se uno guarda questa figura, l'asse X indica il tempo. L'asse Y, il numero di transistori che vengono messi su un chip, in particolare sui cosiddetti microprocessori, che sono il cuore, per esempio, di un computer, così come di un telefono. Nel 71 il primo processore aveva 2300 transistori. Attenzione, questa è una scala che si dice logaritmica, 1000, 10.000, 100.000, 1 milione, 10 milioni. Se arrivate già al 2010 e poco dopo, si arriva a 10 miliardi. Quindi in un pezzettino di silicio grande un centimetro per un centimetro avete 10 miliardi di transistori. E adesso direte, ma
Che cosa sono questi transistori? Beh, semplicemente sono degli interruttori. Quando accendo la luce io ho un interruttore che è grande qualche centimetro cubo, col mio dito dico accendi luce, spegni luce. In realtà il transistore interruttore è controllato, non serve il mio dito, è un segnale elettrico che dice apri e chiuditi, è la versione microscopica del relè. Che cos'è un relè? È un interruttore che viene aperto o chiuso da un magnete. E qual è il bello di avere un interruttore controllato? Che il segnale che dice un interruttore di aprirci e chiudere gli può arrivare da un altro interruttore e gli arriva da un altro, combinandoli insieme tanti, e abbiamo visto ne possiamo combinare dei miliardi, posso realizzare delle funzioni logico-matematiche molto complesse. A livello storico, uno ha, si è cominciato a combinare migliaia di relè per fare dei calcolatori a relè, migliaia di valvole per fare calcolatori a valvole. Oggi noi cosa prendiamo? Prendiamo miliardi di transistori, li mettiamo dentro qualche circuito integrato, li mettiamo insieme e abbiamo creato dei dispositivi, che sia questo computer o un telefono, che usano decine di miliardi di mini interruttori, micro interruttori, nano interruttori. Ovviamente le funzioni che fa questo computer sono spaventosamente più complicate e più veloci di un computer a valvole che era in grado di fare una frazione delle calcolatrici di oggi. Perché? Perché l'interruttore singolo era grande così. Non avevo 10 miliardi in una roba che sta sull'unghia di un dito. Allora, come è fatto questo transistore? Allora, tentando di farla facile, prima cosa, il materiale di base è il silicio. Noi abbiamo un substrato di silicio, un elemento molto comune, si riescono a fare dei cristalli relativamente buoni. Con l'aggiunta di altri tipi di atomi, riesco a creare delle tasche che sono ricche di elettroni. Ho due bei serbatoi pieni di elettroni, che sono appunto il tipo di particella che permette il trasporto di corrente. E a livello di nome, uno di questi serbatoi viene chiamato in inglese sur, cioè la sorgente, l'altro è il drain, cioè il pozzo. Gli elettroni vogliono andare da qui a lì. Qual è il bello dell'interruttore controllato? Io devo decidere se farli andare o non farli andare, perché non me ne faccio niente di un interruttore sempre aperto o sempre chiuso. Le funzioni complesse le creo se posso dire a un componente apriti o chiuditi, ed è un altro che gli dice di farlo, che a sua volta io dice un altro, eccetera, eccetera, combino delle reti complicate quanto voglio. Fondamentalmente nel transistore avete, che sono preciso, c'è un isolante. Questo isolante è il biossido di silicio, che è fondamentalmente vetro, e sopra c'è un altro piatto che si chiama gate, porta. La tensione che io applico a questa porta decide se gli elettroni passano o non passano. È come un rubinetto. La tensione che applico qui sopra decide se il rubinetto è aperto o chiuso. Io per ora parlerò di interruttore che è aperto o chiuso. Nell'intervento del mio collega professor Selmi vedremo anche che in realtà posso avere cose mezzo aperte e mezzo chiuse. Cioè posso avere anche, usare questo per, in base a che segnale ho, avere diversi gradi di apertura o di chiusura e arrivare a fare quelli che sono i sensori. Per ora io mi dedico, come si dice, a un transistore come interruttore per creare potenza di calcolo, che sia un computer o un cellulare. Le cose sono fondamentali perché, come abbiamo visto prima, sicuramente nelle neuroscienze c'è bisogno sì di sensori e attuatori, ma anche di una grossa potenza di calcolo per interpretare i segnali che si ricevono. Allora, prima cosa è, ma perché siamo passati da mettere 2.300 transistori nel 71 a metterne dei miliardi? Perché? Perché li facciamo sempre più piccoli, fondamentalmente lungo gli anni, ed è questo tre assi. Questo qua è una figura come quella di prima. Anni, numero di transistori per chip, in migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni, eccetera, eccetera, fino a decine di miliardi. L'altro asse plotta la distanza tra i due serbatoi.
Ovviamente se io posso fare osservatori sempre più vicini, posso fare sempre più transistori a parità di area. Nel pezzettino di silicio di un centimetro per un centimetro che sta sulla mia unghia, se i transistori sono grandi un millimetro per un millimetro, ce ne stanno 100. Se sono grandi 10 nanometri per 10, ce ne stanno dei miliardi. Questa lunghezza negli anni 70 era 10 micrometri e appunto si parlava di microelettronica. È scesa, e anche questo vedete, è una scala logaritmica. 10 micrometri, 1 micrometro, 0 micrometro sono 100 nanometri. Da qui, 2000, si parla di nanoelettronica, non è più corretto dire microelettronica. E si è andato giù. Adesso questo purtroppo è una figura, diciamo, degli anni buoni in cui la scala era logaritmica. Oggi si è fermata fondamentalmente a 20 nanometri. Però in 40 anni il transistore, l'elemento base dell'elettronica, è passato da 10 micrometri a 20 nanometri. Giusto come immagini, si parte, il primo transistore era macroscopico, era qualcosa grande dei millimetri nel 47. Nel 61 sono riusciti a far stare in un unico substrato 4 transistori, poi fondamentalmente negli anni 70 si è passati a circuiti complicati, i processori, non solo qualcosa che fa fare operazioni semplici, ma già delle operazioni matematico-logiche. Guardate, si passa anni 90 fino agli anni, diciamo, 10 degli anni 2000, con miliardi di transistori sull'unico substrato. E qual è il bello di mettere tanti elementi su un substrato unico? È che il costo per elemento va giù spaventosamente. È un grafico come quelli di prima, guardate, l'anno, e questo è il costo di un transistore. Un transistore negli anni 80 costava un millesimo di dollaro, guardate, oggi siamo a dei miliardesimi di dollaro. Giusto come confronto c'è il costo di un grammo di riso. Il riso sicuramente è aumentato anche solo per l'inflazione dagli anni 80 oggi, però stiamo parlando di fattori 2, 3, 4. Il costo del transistore continua ad andare giù in scala logaritmica. Quindi fondamentalmente oggi 5 milioni di transistori costano come un etto di riso, giusto per poter fare dei confronti, e più si va avanti più ci sarà, diciamo, a parità di costo avrò sempre più transistori. Ma dov'è la convenienza? Il punto è questo, che fondamentalmente il costo per area di un circuito è quasi una costante. Per cui a parità di circuito, se io ho i transistori con, diciamo, la distanza tra i serbatoi di 45 nanometri o di 32, lo stesso circuito ha un'area che si è ridotta praticamente di un fattore 2. Qual è il bello? Che a parità di processo tecnologico, allora tutti i chip vengono fatti su dei wafer, sono dei pezzettoni di silicio grandi come una pizza, vengono processati in fabbriche, come ho mostrato un po', costano dei miliardi di dollari, quindi io spendo un certo costo per lavorare su una fetta. Solo che se il transistore è 45 nanometri di lunghezza, su una fetta, in questo caso di questo circuito, ce ne stavano 868 dei circuiti. Col transistore piccolo ne stanno 1803. A parità di costo ho fatto più componenti, e questa è una strada. Non a caso molti apparati elettronici sono calati di costo lungo l'anno, perché la stessa cosa doveva essere fatta prima su un circuito grande così, adesso è fatta su un millimetro per un millimetro. Oppure a parità di area ho molte funzioni in più, e questa è l'altra, diciamo, scelta economica. A parità di funzione cala il prezzo, oppure a parità di prezzo compro delle funzioni sempre maggiori, compro questo computer e non il VIC-20, che ovviamente aveva 3 kilobyte di RAM e non questo avrà 100 gigabyte di RAM, ok? E adesso questa è un po' incasinata e dice, perché non è solo aver fatto il transistore piccolo che costa meno, è anche più veloce. Per cui di questa sfilarata di curve guardiamole una alla volta. Gli anni,
dal 75 a quasi oggi, transistore per chip l'abbiamo già vista tante volte, in migliaia, un migliaio, eccetera, fin su ai miliardi. Frequenza di clock, che cos'è la frequenza di clock? È con che velocità vengono svolte le operazioni. Anni 70, attorno al megahertz, 1 milione di operazioni per secondo. Poi, cavolo, c'è stata una bella impennata. In questi anni qua, non so chi se ci ricorderà, si comprava il 386, poi il 486 al Pentium, era un computer che da uno all'altro, veramente, il software girava con tempi diversi di un fattore 10. Poi purtroppo la festa è finita attorno al 2000, in cui, come vedete, la frequenza di clock c'è stata su qualche gigahertz. Quando comprate il computer oggi, quasi tutti hanno clock a 3 gigahertz, più o meno. Il perché, qua ho scritto una lunga storia, ma è abbastanza semplice. Purtroppo più i calcolatori sono veloci, più consumano. Si è arrivato al punto in cui il singolo processore consuma 200 watt, che è più di una lampadina. Il calore di una lampadina in un'area così piccola non siamo in grado di smaltirlo, per cui fondamentalmente per non consumare troppo non lo spingiamo neanche al limite. Cioè, in realtà questi processori andrebbero veloci 100 volte, ma si brucierebbero nel giro di un nanosecondo, per cui quello che è stato fatto, dice, va benissimo, tu continui ad andare piano. Però è comparsa quest'ultima cosa, il numero di core. Quando compro un circuito integrato non c'è un processore solo, ce ne sono tanti dentro che lavorano in parallelo. Lavorano ormai tutti a 3 GHz, però ogni qualche anno, mentre compro un chip che ne va 4, dopo le compro che ne ha 8, 16, quindi ho una capacità di calcolo molto molto grande, perché a parità di area, dove una volta ci stava un'unità computazionale, ce ne faccio stare 4, 8, 16, 32, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente la performance continua sempre ad aumentare, perché riesco sempre a piazzare più roba dentro. A che costo? Lo sviluppo della micro-nanoelettronica è veramente critico. Questa è una delle figurine, secondo me, più interessanti. È la tavola periodica degli elementi, con in colore diverso gli elementi usati lungo la storia della micro e nanoelettronica. Anni 80, cosa si usava? Ovviamente il silicio, un po' di atomi, vedete, boro, fosforo, servono per definire i serbatoi dove stanno gli elettroni, poi serve cloro, argon, eccetera, sono i vari acidi che servono per ripulire durante la fabbricazione, ma vedete, abbastanza poco, l'oro e l'alluminio per interconnettere i transistori. Andiamo negli anni 90, cominciano a apparire gli altri metalli, titanio, cobalto, perché? Perché l'alluminio non bastava più per portare in giro i segnali, ma ancora andava bene. Anni 2000, pam! È il marrone. Fondamentalmente stiamo usando tutti gli elementi non radioattivi della tavola periodica. Perché? Perché è talmente complicato fare un transistore in cui due elementi sono distanti 20 nanometri che mi servono veramente una combinazione spaventosa di elementi per ogni singola piccola parte. Quindi sono processi molto complicati, molto costosi. L'altra cosa, voi direte, sì, tu mi metti in un centimetro per un centimetro 10 miliardi di transistor, ma dopo devi legarli. Ho detto, il transistore è un interruttore controllato, un interruttore si chiude, manda un segnale che decide se un altro si chiude, che decide se l'altro si chiude oppure si apre. Come interconnetto 10 miliardi di cose? Devo avere, oltre ai transistori, tante piste di metallo che uniscono. Queste qua sono piste di rame di cui hanno tolto gli isolanti, si vedono tantissimi tratti di rame, grande in alto e più piccolo in basso, che interconnettono tutti questi transistor. Questa è una vista tridimensionale, questo è un taglio in cui si vedono veramente, servono tipo 8 livelli di metallo che ci intersecano. Per fare questa cosa qua servono dei costi di sviluppo spaventosamente complicati, per cui va a finire che ormai il costo di una fabbrica in grado di fabbricare questi chip è di decine di miliardi di dollari.
Con questo io concluderei, quello che mi lega ai colleghi è questa è quella che si chiama una tecnologia abilitante, cioè io posso avere in mano un aggeggio in cui riesco a mettere miliardi di interruttori dentro, interruttori che possono essere non solo interruttori ma anche sensori, anche qualcosa che può penetrare in un neurone piuttosto che in un ambiente con sostanze chimiche e trasdurla, dopodiché ho una combinazione complicata quasi quanto voglio di elementi per elaborare queste informazioni, tutto a un costo che fondamentalmente cala anno per anno per transistore singolo o mi rimane fissa per un elemento in cui però posso mettere dentro sempre più roba. Questa è un po' la tecnologia che abilita sia le applicazioni di neuroscienze che tantissime altre, che fondamentalmente sì, dall'informatica alle telecomunicazioni. Io mi fermerei qua e passerei la parola al mio collega che invece vi mostra poi il legame tra questa parte e quella vista prima con il collega professore Giuliano. Grazie a tutti. Grazie, sì, invito il professor Selmi a salire sul palco. Le domande per il professor Palestri e Selmi le faremo tutte insieme alla fine per praticità, vista la vicinanza dei due argomenti trattati. Volevo dire a chi aveva la mano alzata e non è riuscito a fare la domanda prima, che ci fermeremo anche alla fine dei seminari, potrete rivolgere le vostre domande al professor Giuliano o ai professori Selmi e Palestri se non avrete modo di rivolgerle davanti a tutti perché il tempo stringe, ma ancora il tempo c'è, quindi vediamo. E in ogni caso c'è sempre la possibilità di incontrarli anche dopo. Grazie. Perfetto, allora buonasera, grazie a tutti. E, come ha accennato il mio collega Palestri, il mio compito è quello un po' di creare un tratto unificante tra le due presentazioni, far capire come dalla tecnologia dei computer, delle memorie, di questi oggetti che sappiamo usare ormai molto bene tutti quanti tutti i giorni, possa venire fuori qualcosa di significativo per il mondo delle scienze della vita, per il mondo della sensoristica in generale. Sembrano all'apparenza due domini estremamente distinti, però se posso permettermi di sintetizzare in modo un po' brutale le idee chiave che il professor Palestri vi ha convogliato, sono qui. La nanoelettronica oggigiorno ci consente di fabbricare sistemi estremamente complessi con tantissimi transistori collegati tra di loro, tantissimi interruttori, quindi funzioni complicate che possiamo emulare. Pensate all'elaborazione delle immagini anche soltanto in un videogame ad altissima risoluzione, che montagna di calcoli richiede e che montagna di funzioni, utilizzando oggetti estremamente piccoli, tutti più o meno uguali, sono tutti più o meno dei rubinetti, on, off, 0, 1, acceso, spento, passa la corrente, non passa la corrente, e a costi spaventosamente bassi. Possibile che di questa tecnologia meravigliosa, che ormai tutti i paesi che vogliano essere all'avanguardia tecnologica devono poter avere, devono poter coltivare, devono poter dominare e sviluppare, non ci sia proprio niente che si riesce a fare per il mondo, per esempio, delle scienze della vita. Ecco, cercherò di dare qualche elemento da questo punto di vista e sì, ok. Per iniziare richiamo un concetto che è stato ripreso più volte sia dal professor Giuliano che Palestri, e cioè un confronto di dimensioni. Qui io ho messo su una scala, sulla parte superiore le dimensioni di alcune entità che si trovano nel mondo delle scienze della vita, della biologia, e nella parte inferiore di oggetti di cui ci ha parlato il professor Palestri. Se partiamo dalla scala dei centimetri, forse possiamo pensare agli insetti. Queste sono le dimensioni di un intero circuito integrato, alcuni centimetri quadri, come è stato citato in precedenza.
Se scendiamo verso la scala delle decine, delle centinaia di micron, incontriamo dimensioni dell'ordine di quelle dei batteri, delle cellule nel mondo della vita, e incontriamo interi circuiti, almeno se realizzati con le tecnologie moderne. Se scendiamo molto in basso, verso la scala delle tecnologie nanometriche, della nanoelettronica, convenzionalmente questo diciamo prefisso nano lo si utilizza dai 100 nanometri in giù, è una definizione convenzionale ovviamente, troviamo da un lato singoli transistori, ok, questi non sono neanche più piccoli che si riescono a fabbricare oggi, e dall'altro ci confrontiamo con le dimensioni di virus, di anticorpi, o addirittura della doppia elica di DNA, il cui diametro è veramente pochi nanometri, un paio di nanometri di dimensioni. Allora, cosa significa tutto questo? Significa che noi abbiamo oggi degli oggetti, dei transistor, li possiamo mettere assieme in funzioni complesse, e nello spazio occupato da una cellula o da un battero ne facciamo stare delle migliaia o delle decine o delle centinaia di migliaia. Il primo microprocessore, ve l'ha ricordato il professor Palestri, era alcune migliaia di transistori. Le cellule nervose, ve l'ha ricordato il professor Giuliano, sono qualche micron e poi si estendono ovviamente con questi assoni anche per dimensioni molto, molto maggiori. Bene, questo è il primo aspetto, quindi abbiamo oggetti fabbricati artificialmente con dimensioni confrontabili a quelle delle più piccole biomolecole, dei più piccoli oggetti che troviamo nel mondo delle scienze della vita. Piccolo ulteriore approfondimento, abbiamo capito che dentro l'elettronica lo scopo fino ad ora per realizzare computer e memoria è stato quello di realizzare degli interruttori, delle valvole, degli oggetti che siano accesi e spenti e che codifichino lo 0 e l'1, ci diano la possibilità di codificare un'informazione binaria. Come avviene questo? Ce l'ha spiegato bene il professor Palestri. Se noi mettiamo una tensione, un potenziale su una parte del dispositivo, del transistore, che chiamiamo il gate, la porta, allora noi possiamo consentire a delle cariche elettriche, a degli elettroni, di passare o non passare, 0, 1, 1, 0, okay, da una sorgente a un pozzo. Perché questo? Perché quando noi mettiamo tensione, in realtà quello che stiamo facendo è mettere delle cariche di segno opposto qui. Cioè, io metto una tensione positiva, per esempio, porto delle cariche positive in questa zona, queste mi attraggono delle cariche opposte qui sotto, che sono gli elettroni, e a quel punto più gli elettroni li riesco a far muovere. Ma allora attenzione, prendiamo un elettrolita, una soluzione, acqua più sali, in cui eventualmente fluttuano e sono contenute delle biomolecole, dei virus, delle cellule, delle proteine, degli anticorpi. Ora, dei sali disciolti. I sali disciolti sono quelli che ci ha ricordato il professor Giuliano, degli ioni con cariche positive, per esempio l'idrogeno positivo determina l'acidità in qualche modo, no? Il pH dell'acqua, o cariche negative come il cloro. Ma possono anche essere dei virus, ok? Queste piccole entità più o meno sferiche, con più o meno propaggini, poi adesso senza dettagliare su forme che è discutibile, diciamo, comunque insomma è un po' grossolana approssimare banalmente a una sfera. Bene, queste comunque nella soluzione salina sono anche loro portatrici di cariche elettriche. Ma allora l'idea che ci consente il passaggio semplice è uno solo, premetto dei principi sulla base dei quali noi possiamo sfruttare un transistor come un sensore, come vedremo, ok? Ce ne sono anche altri, però un'idea semplice che si presta ad essere spiegata in modo, spero, abbastanza comprensibile, è che io potrei mettere qui alla superficie, al posto della mia gate, della mia porta, posso mettere uno straterello che ho ingegnerizzato in qualche modo per riuscire a catturare uno o più di questi elementi. Per esempio potrei avere una terminazione OH2+ positiva che cattura una carica negativa di Cl-. Oppure potrei avere delle molecole un po' più complicate, delle probe, che catturano in modo selettivo un'altra molecola complicata. Il probe potrebbe essere un pezzettino, una sola elica, un pezzettino di una sola elica di DNA, e mi cattura l'elica complementare, in qualche modo legandola a se stessa.
Allora, se questo avviene, queste biomolecole che abbiamo detto sono cariche, io qui non le ho segnate le cariche, le ho messe solo negli ioni per semplicità, sono cariche, si portano dietro la loro carica e la portano a contatto con questa superficie, che è esattamente quello che succede quando io do esternamente tensione al mio gate nella porta. E allora in questo caso saranno le cariche attaccate alle biomolecole che in qualche modo modulano, variano, cambiano, accendono, spengono questa corrente. E quindi i miei circuiti elettronici, che sono in grado di capire se passa o non passa corrente, se c'è uno 0, 1 o quanta corrente c'è, saranno anche in grado di capire, auspicabilmente, poi le cose sono abbastanza complesse, ma di capire se qui si è formata o non si è formata della carica per effetto di eventuali biomolecole. Ora, le dimensioni qui sono cruciali anche qui, perché queste sono due foto in scala, questa è la foto al microscopio elettronico del virus dell'influenza, non è una delle foto più alta risoluzione che si possono fare oggi, per intenderci, però questa qui è stata fatta da Intel stessa, per dimostrare quanto sofisticate sono le loro tecnologie. Questo è un transistore che ormai è in produzione, su cui si producono chip venduti a milioni tutti i giorni, quindi non stiamo parlando di... E nelle dimensioni, vedete, del transistore, ci stanno due transistori dentro un virus, in un certo senso. Se ci confrontiamo con le dimensioni di un anticorpo, ci stanno tre anticorpi nella larghezza di quella che è l'elettrodo di porta. La porta sarebbe questa qua. Qui, il source e il drain sarebbero qui. Quindi voi capite che questo oggetto qui ha delle dimensioni confrontabili, quindi l'interazione tra di loro è in qualche modo, permettetemi un po', un po' facilitata, un po' possibile, ok? Se io devo interagire con un palazzo e provo a spingere un muro, non succede assolutamente niente, il palazzo è talmente più grande di me e la sua... qui invece abbiamo, è come se io andassi a spingere un mio collega, in un certo senso. Perdonate l'analogia un po' grossolana. A questo punto, quanto sono sensibili quindi questi transistori così piccoli? Guardiamo, questa è una traccia misurata in laboratorio, neanche difficilissima da misurare, della corrente che passa nel transistore, una delle correnti che passa nel transistore, al variare del tempo. Vedete, salta tra due stati ed è abbastanza chiaramente misurabile, c'è un po' di rumore, ma quando si trova in questo stato, Cos'è che fa la differenza tra questi due stati? È stato dimostrato che per questi transistor, che non sono neanche i più sofisticati che vengono fabbricati oggi, la differenza è un elettrone in più o in meno che finisce qui dentro. I transistori oggi sono sensibili, sono forse tra gli elettrometri, si direbbe in termine tecnico, più sensibili che abbiamo. Sono perfettamente in grado di misurare variazioni di grandezze elettriche indotte da un singolo elettrone. Le schedine di memoria non volatile che vi portate in tasca tutti quanti, flash, ogni bit, ogni 0 e 1 che sta scritto qui, è codificato dalla presenza o dall'assenza, in una tecnologia moderna, probabilmente di meno di 1000 elettroni, probabilmente dell'ordine del centinaio di elettroni, ok? Ve la tenete in tasca e vi continua a funzionare per anni, il che significa tra l'altro che perde ben pochi elettroni nel corso. Bene, quindi abbiamo oggetti biologici anche molto piccoli, che si portano dietro cariche molto piccole, ma che possono indurre su transistori molto piccoli delle variazioni di un segnale elettrico che, per quanto piccole, scusate la ripetizione, ma è importante, sono perfettamente misurabili e discernibili. A questo punto è sempre necessario, fabbricare dei transistori per misurare un oggetto biologico, o non c'è qualcosa di più semplice? In realtà si può fare anche con cose più semplici. C'è la tecnologia dei nanopori, di cui si sente parlare, ne ho scelte due o tre perché sono quelle che compaiono un po' più spesso, diciamo, anche nella divulgazione scientifica.
forellini tra due elettrodi, si fa in modo che le biomolecole cariche passino o non passino tra questi forellini. All'interno di questi forellini, mano a mano che passano, si misura la corrente, ci si accorge se la biomolecola c'è o non c'è, che caratteristiche ha. Nanoelettrodi, piccole piazzoline metalliche, questa o questa o questa, d'accordo? E che nel momento in cui si avvicina una, per esempio un virus in, questa, in questo sketch, sono in grado di cambiare un'altra caratteristica elettrica, in questo caso non è la corrente, è la capacità, è stata citata prima dal professor Giuliano, non entriamo in troppi tecnicismi, ma è una grandezza elettrica che si misura con grande facilità in nanoelettronica. Oppure veri e propri transistori, in particolare recentemente si parla di transistori a nanofili. Il filo sarebbe la piccola parte a sezione stretta qui tra il source e il drain, d'accordo? E vedete, in questo esperimento sono usate delle piccole palline di polistirene che si caricano anche facilmente, comunque insomma, di elettriche, e la corrente attraverso quel filo viene influenzata dalla parte. Naturalmente con la nanoelettronica di questi oggetti qua se ne possono fare decine di migliaia, centinaia, milioni, miliardi, tutti assieme, si possono organizzare per esempio in vere e proprie matrici, come in questo caso i nanoelettrodi. Quindi abbiamo un alto, diremmo noi, parallelismo, la possibilità di misurare, avere tantissimi punti di misura simultaneamente. E questo è fondamentale anche per catturare una caratteristica importante dei fenomeni biologici, una certa variabilità, che gli esperimenti mi insegnano i colleghi delle scienze della vita, non è che vengano sempre le stesse, non è che ci siano due cellule identiche, o magari ci sono anche, ma selezionarle, metterle sul proprio set sperimentale non è banale. Quindi avere statistica nel fare questi esperimenti è importante, e la capacità della nanoelettronica di costruire tantissimi sensori, chiamiamoli col loro nome a questo punto, transistori usati come sensori, simultaneamente tutti uguali, si dice i sensori sono tutti uguali, quello che, se vediamo cose diverse, molto probabilmente, attenzione, sono dovute all'analita che stiamo. Per ragioni di tempo posso saltare forse una slide, comunque questo è un esempio di una tecnologia che qualcuno di voi forse ha sentito nominare, è una tecnologia nanoelettronica per il sequenziamento del genoma, va sotto il nome commerciale di Ion Torrent, e di fatto qui vedete una delle sezioni del chip come mostrate dal professor Palestri. Queste sono delle piccole cellette, delle piccole camere, si porta all'interno delle camere delle nanoparticelle che sono state caricate, funzionalizzate, la cui superficie è stata trattata per contenere questi probe rossi, che sono singoli strand, pezzettini di DNA, e poi si flussa degli altri strand di DNA ignoto. Cosa succede? Se lo strand ignoto contiene la sequenza complementare, allora si forma la doppia elica, la formazione della doppia elica rilascia ioni H+, quindi il liquido all'interno di questa cameretta si acidifica leggermente, e questa acidificazione, vedete, modifica poi la corrente tra drain e source nel transistore. Qui il transistore è stato un po' allontanato dalla camera per evitare degli effetti diciamo secondari, sgradevoli, che non si vuole ottenere, ma il disegnino è come quello di prima, se spostate questo oggetto qui, ok? E questa è una tecnologia commerciale, c'è, esiste, usata, tra l'altro è anche una delle più. Questa anche mi piace mostrarla perché è una tecnologia su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando. In questo caso è una matrice di nanoelettrodi, che è quel quadratino nero, e vedete potenza della nanoelettronica. Non c'è solo la parte di sensore di nanoelettrico, ma ci sono tutti i circuiti che consentono di leggere quelle correnti, di correggerle per gli errori dell'elettronica, di trasformarle in segnali digitali, di spedirli su una linea di comunicazione in un formato che sia comprensibile a un calcolatore. E qui l'altro punto fondamentale: perché usare la nanoelettronica e non il singolo dispositivo magari messo a punto alla perfezione in un laboratorio? Statistica,
ma anche possibilità di avere fuori il dato in una forma utilizzabile, trasferibile, comunicabile, distribuibile a tanti ricercatori in giro per il mondo con grande semplicità. Bene, questo array di nanoelettrodi vengono eccitati per righe, fate conto lo scanner di una fotocopiatrice, ok? Quindi gli elettrodi vengono eccitati, nel momento in cui viene eccitato un elettrodo e arriva per esempio una particellina, per esempio quella nanoparticella lì di 100 nanometri scarsi sull'elettrodo da 200 nanometri, il segnale cambia. Cambia di una quantità in questo caso molto piccola, perché la particella è veramente una nanoparticella, ma comunque rilevabile. E quindi possiamo, siccome ne abbiamo tanti, possiamo addirittura acquisire immagini o andare a contare particelle piccole, però potremmo anche pensare di avere qui delle cellule, di avere, perché no, dei neuroni, d'accordo? E la cosa interessante è che con questa tecnologia, per esempio, ci si riesce ad accorgere se la cellula è in buona salute, ok? Vedete che c'è un segnale azzurro perché la variazione, come in questo caso, è negativa, invece quando la cellula non sta tanto bene o addirittura morta, il segnale diventa positivo e non si sa ancora bene perché di questa differenza, però intanto è stata osservata. Quindi si possono catturare delle immagini e attenzione, altro vantaggio fondamentale della nanoelettronica. Qui la distanza tra i nanoelettrodi è sotto il micron. Siamo quindi a distanze che sono confrontabili con la luce rossa. La risoluzione di questa immagine, che è un'immagine a falsi colori, qui non stiamo misurando della luce, stiamo misurando un segnale elettrico, ma la risoluzione è confrontabile con quella che voi avreste nella luce rossa, che non è il massimo che potete ottenere nel visibile, ma comunque buona. Ma in una tecnologia più spinta di questa non è assolutamente, perché questa è una 90 nanometri, oggi si parla di 11 nanometri o di 7 per la ricerca e sviluppo, avremo una risoluzione migliore di quella ottica. E questo è un altro vantaggio potenziale in prospettiva fondamentale. La maggioranza dei sistemi oggigiorno, anche per il sequenziamento, eccetera, eccetera, si basano su sensori ottici, quindi hanno una risoluzione che è limitata dalla lunghezza d'onda della luce. Ma naturalmente, siccome la nanoelettronica ci consente di fare anche circuiti molto veloci, come ha spiegato il professor Palestri, noi questo scanner possiamo farlo funzionare anche a velocità e molto elevata e ottenere sequenze di immagini, ottenere filmati. Questo è un esempio delle cellule. Io non sono un esperto oncologo, quindi mi dicono però che questa linea di cellule tumorali è molto utilizzata per vari tipi di sperimentazione, e qui vedete cellule tumorali che evidentemente non stanno poi così male su questo substrato, perché riescono a rimanere azzurre, quindi sono vive, aderiscono, non aderiscono, si muovono, evolvono, si toccano, non si toccano, cosa stanno facendo lì? Ma bisognerebbe imparare a studiarlo, capirlo. Vedete anche che ogni tanto anche l'elettronica fallisce. Qui ci sono due righe di pixel che evidentemente non stanno funzionando, ok? Ma li potete facilmente identificare ed eliminare dalle vostre analisi. Venendo, quindi collegandomi ancora meglio alla parte che vi ha raccontato il professor Giuliano, vi ho fatto vedere degli esempi di sensori, di nanosensori elettronici, delle loro potenzialità per la detection di biomolecole, per lo studio di cellule, eccetera. Queste sono soluzioni sempre micro nanoelettroniche specificamente indicate per gli studi di segnali neuronali. Questa è una matrice, ad esempio 32x32 di piazzole, d'accordo? In questo caso i circuiti di lettura sono stati inseriti in mezzo tra una piazzola e l'altra, come vedete, e poi per migliorare il contatto tra ciascuna una piazzola, la probabilità di avere un buon contatto con il neurone soprastante, all'interno di una piazzola, di ogni piazzola, sono stati realizzati delle matricette di elettrodi molto piccoli, e quindi mi corregga il professor Giuliano se dico, auspicabilmente meno invasivi e meno, che danneggiano meno il neurone che dovrebbe crescere lì sopra.
Nel futuro questi però sono degli oggetti passivi, il transistore invece amplifica il segnale, il transistore ci può dare un rapporto segnale disturbo migliore e quindi perché non provare a fare cose analoghe con la nanoelettronica su, avendo dei transistori, e perché non farlo con i transistori a nanofilo, visto che, come dice la parola stessa, quel filo che conduce la corrente, che passa o non passa, è di dimensioni nanometriche. Questo è un esempio che, molto recente, che viene da un gruppo che è stato tra i pionieri di questi studi, il gruppo del professor Lieber, e qui vedete la struttura di un FET realizzata in un filo, che poi viene in qualche modo incorporato, inglobato all'interno della membrana e del corpo della cellula del neurone. Questa è una tecnologia di laboratorio, una tecnologia con cui si riescono a realizzare pochi elementi sensibili, bene che siano transistori, bene perché ci danno molti, molti vantaggi, ma sono tutto sommato pochi. Allora, una delle sfide potrebbe essere quella di dire sì, vabbè, ma non riusciamo a fare dei transistori analoghi con la nanoelettronica, con una nanoelettronica che sia più simile a quella usata nei grossi mercati commerciali. Quante cose in più riusciremo a fare simultaneamente, in parallelo, se questo fosse possibile? Quindi, andando sinteticamente verso le conclusioni, spero di aver convogliato l'idea dei molti vantaggi che la nanoelettronica può dare nello sviluppo di sensoristica. Abbiamo la possibilità di rilevare piccole concentrazioni, qui addirittura picomolare o giù di lì, avere un consumo minimo di quantità di campioni. Oggi per un'analisi del sangue abbiamo bisogno di lasciare lì centimetri cubi del nostro sangue, laddove in altri sistemi basta già soltanto una goccia e forse, chissà, in futuro ancora qualcosa di meno, grazie a sensori più sensibili, per l'appunto, come sono quei nanoelettronici. Abbiamo il vantaggio enorme di poter inserire sullo stesso chip, quindi miniaturizzato all'interno, tutto ciò che è necessario per elaborare quel segnale, per rimuovere dati palesemente anomali. Se mi si rompe un sensore, lo disconnetto, elimino quel dato e per calibrare il sensore in modo tale da avere un'informazione quantitativamente rilevante, per digitalizzare e comunicare il segnale. Massiccio parallelismo, quindi un alto throughput, multimodalità. Una volta che ho una grande matrice, io potrei decidere di funzionalizzare, di ingegnerizzare un pezzo di quella matrice per rilevare un certo tipo di proteina, di strand di DNA, di cose. L'altro pezzo della matrice per rilevare simultaneamente qualcos'altro, d'accordo? Quindi il tutto potenzialmente a basso costo, almeno di fabbricazione, poi si tratterà di vedere a che costo commerciale verranno vendute queste cose, ovviamente. Perché? Perché la nanoelettronica ci consente di fabbricarne tanti esemplari simultaneamente e con un basso consumo di potenza, quindi in oggetti che alla fine diventeranno portatili, perché non consumando poca potenza si raffreddano anche semplicemente così all'aria aperta, non hanno bisogno di una ventola o di un grosso apparato di refrigerazione. Oggetti che auspicabilmente ci danno risultati ripetibili, affidabili, quindi che sono idonei anche a rivelare precocemente situazioni anomale, in dispositivi appure vestibili, portabili, impiantabili, e c'è chi comincia a mostrare addirittura iniettabili o commestibili. Parlando un po' di sfide del futuro. Due parole, quindi, su come si inserisce alla fine il progetto Infetti in tutto questo. Molto semplicemente, noi cercheremo, negli anni che lavoreremo assieme, di utilizzare una tecnologia di nanofili, ma verticali, quindi in qualche modo di, mantenere la struttura dell'elettrodo puntale che avete visto, okay, ma integrando lì dentro un transistore a nanofilo, in modo tale da, utilizzando delle tecnologie che sono state sviluppate, o varianti di tecnologie che sono già state sviluppate per la nanoelettronica, diciamo, più convenzionale, più comune. E cercheremo di fare in modo che sullo stesso substrato, quindi integrato sullo stesso chip, ci sia la possibilità di parlare
con questo neurone anche attraverso gli ioni, che sono poi le cariche che ha citato il professor Giuliano. In che modo? Utilizzando dei materiali qui innovativi e cercando di inventarci un dispositivo per rilasciare questi ioni verso il neurone in modo tale da poterlo stimolare in forma ionica. Il tutto con delle tecnologie il più possibile compatibili con appunto il CMOS, non l'ho citato ma adesso lo posso citare, che è l'acronimo convenzionale delle tecnologie. Quindi, per concludere veramente stavolta, proiettandoci un po' nella fantascienza, oltre che nel futuro, il professor Palestri vi ha mostrato chiaramente le ragioni sia economiche che tecnologiche per la quale si è riusciti a passare da computer in cui le valvole erano molto grandi e la potenza di calcolo molto bassa, a chip di silicio con potenza di calcolo molto alta. Queste stesse tecnologie già oggi si sta cominciando, con le stesse tecnologie, scusate, che, o comunque con tecnologie simili a quelle CMOS con cui si stanno realizzati i microprocessori, oggi si comincia a ragionare, a lavorare, a costruire dei piccoli lab on chip, dei piccoli laboratori. E quindi potenzialmente, se ci saranno anche le condizioni economiche, se ci saranno i mercati, non è solo una questione di sviluppo della scienza, ovviamente, dobbiamo esserne consapevoli, forse in un futuro molti dei grandi laboratori di analisi microbiologica, eccetera, eccetera, potranno almeno in parte essere miniaturizzati e forse potremo cominciare a portarceli dietro. E qui ci sono già degli interessanti risultati. Nello specifico delle neuroscienze, speriamo di arrivare e cercheremo di dare il nostro contributo con InFET a delle tecnologie che siano in grado di comunicare con cellule neuronali, anche in numero magari elevato, eccetera, e di stimolarle, di raccogliere i segnali in un modo un po' più naturale di quanto non si faccia adesso e con una risoluzione un po' maggiore. Giuliano ci ha fatto capire molto bene che la risoluzione con cui oggi si stimolano i neuroni, correggimi se sbaglio, è veramente molto grossolana, d'accordo? Qui si apre un po' un filone, la butto lì come una parola chiave perché la si sente un po', comincia a circolare anche nel mondo della divulgazione, l'idea che si possano avere anche dei cosiddetti organs on chip. Organs è una parola grande e questa immagine certamente più che fantascientifica, ma li vediamo anche in molti film di fantascienza, questi cervelli fatti funzionare dentro delle belle teche vetrate, ok? Stando con i piedi un pochino più per terra, sarebbe già qualcosa di molto importante riuscire ad avere un po' di neuroni per studiare meglio la complessità enorme di su un chip, stimolandoli le cose, provando i feedback, vedendo gli effetti, ma perché no anche un pezzettino di fegato, un pezzettino di cuore, per poter studiare cellule del miocardio piuttosto che non altre. Sono prospettive che un gran numero di fattori che vanno anche molto al di là, dobbiamo esserne consapevoli, umilmente consapevoli della nostra capacità scientifica di capire che cosa succede, però sono prospettive che potrebbero, che certamente faranno dei passi avanti nel futuro, io credo, penso tutti noi crediamo, quanto nessuno di noi probabilmente, certamente non io, è in grado di dire, diciamo di stimare ragionevolmente con la velocità di questi processi. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi fermo qui e grazie ancora. Bene, grazie anche al nostro ultimo relatore. Spazio alle domande. In fondo, sì. Buonasera. Buonasera. Si sta e di come si possono stimolare invece i neuroni.
Sì, si è parlato della difficoltà specifica di stimolare i neuroni a livello elettronico. La domanda è quanto facile invece stimolarli con dei segnali ionici. Rispondo io, non lo sappiamo, esistono dei fattori limitanti, probabilmente che ha già in mente, fra tutti quello della diffusione, il fenomeno della diffusione di un soluto in un solvente, che sicuramente limiterebbero la risoluzione spaziale di questa azione mediata dagli ioni. Tuttavia possiamo pensare però che questo modo unico, molto originale che ci siamo in qualche modo inventati, potrebbe essere alternativo sia all'attuale stimolazione elettrica che è, come ha detto, indiscriminata spazialmente, poco risoluta spazialmente, e anche migliore rispetto ad alternative estremamente ambiziose tecnologicamente come quello della optogenetica, cioè la riprogrammazione genetica delle cellule per farle diventare sensibili alla luce. Allora la luce può essere indirizzata in modo molto specifico, con un laser per esempio, però richiede una modificazione genetica e allo stato attuale delle cose forse preferirei farmi impiantare un dispositivo con una qualche riserva di ioni, se vuole un metodo naturale per imitare il modo con cui i neuroni funzionano, piuttosto che farmi iniettare dei virus che cambiano le cellule e mi fanno esprimere delle proteine che in natura nel mio corpo non ci sono. Non escludo però che nel corso dei successivi 10-20 anni i vantaggi e i progressi della cosiddetta terapia genica, sviluppata per altri motivi, possa anche contribuire a rendere questa optogenetica o altre tecnologie simili, quindi funzionalizzare le cellule per una modalità di risposta completamente diversa, non naturale, ionica o elettrica, ma legata alla luce, legata ai campi magnetici, legata alle interazioni meccaniche con ultrasuoni, per esempio, ma lo stato attuale delle cose richiede una modificazione genetica che va bene in un laboratorio, ma in clinica probabilmente non è così semplice e banale. Bene, grazie. Altre domande? Vedo bene là in fondo, sì, c'è la luce in faccia. Sì, grazie per il professor Selmi. Nella diapositiva dove si parlava del sequenziamento del genoma, fate così cattura l'immagine, io vorrei chiedere gentilmente se la tecnica che hai esposto è quella attualmente utilizzata, non so, nella diagnostica investigativa, forense, test di paternità o Ok, la prima domanda è, la tecnologia di sequenziamento del DNA che è stata descritta, che è quella dell'ion torrent, è una tecnologia attualmente in uso per la diagnostica molecolare? È quella... Allora, è certamente una tecnologia in uso, non sono consapevole di tutti i suoi utilizzi. So che è estremamente competitiva con tecnologie anche molto veloci, non credo che oggi sia ancora stata scalata, come diremmo noi, a pareggiare le migliori tecnologie esistenti. Sul sequenziamento la vite, se non ricordo male, ha citato, eccetera, io so che tra l'altro qui, quando ero ancora docente a Udine, c'è un centro appunto di sequenziamento del genoma, eccetera, noto, valido e attivo a livello internazionale, che appunto credo che vanti tra i suoi risultati importanti anche il fatto di aver partecipato al sequenziamento del genoma della vite, non credo che siano state queste le tecnologie.
No, anzi, sono praticamente certo, insomma, che non sono queste le tecnologie, sono state usate a suo tempo delle tecnologie più convenzionali. L'ho citata perché? Perché vista dal punto di vista dell'elettronica e di chi fa nanoelettronica, il successo che comunque c'è e c'è stato di questa tecnologia ha avuto molto risalto ed è uno degli esempi che viene citato frequentemente nel mondo dell'ingegneria elettronica e di chi fa nanoelettronica per dire guardate che ci sono delle finestre di opportunità importanti. Non dimentichiamoci che le meravigliose fabbriche da decine e decine di miliardi di dollari o euro che fabbricano 10.000 o 20.000 wafer alla settimana, ciascuno con migliaia di chip, hanno bisogno di applicazioni in cui dei chip se ne vendono delle decine di milioni o dei miliardi. Quindi è importante anche per l'elettronica trovare applicazioni che sostengano volumi di fabbricazione di chip grandi, altrimenti quei vantaggi di scalabilità, permettetemi di usare di nuovo questa parola un po' tecnica, dei costi, vengono meno. E lì su questo si gioca anche una delle difficoltà che ci sono oggi rispetto probabilmente a quello che potrebbe essere uno sviluppo ancora più veloce di questo tipo di applicazioni. Chi oggi sa fare molto bene nanoelettronica non capisce praticamente molto, e io ne sono il primo esempio, di ciò che succede, di tutte le opportunità che ci possono essere nel mondo delle scienze della vita e viceversa. E invece perché un mercato nasca e cresca bisogna che ci sia una forte contaminazione culturale che poi alla fine porta a delle soluzioni che sono innovative, che sono che possano essere portate sul mercato, quindi con dei costi ragionevoli, eccetera, eccetera. Quindi, come ultima nota ai suoi stimoli, spunti, curiosità e commenti molto interessanti, torno su un punto che è stato sollevato dal professor Giuliano. Ciò che ci anima anche all'interno di questo progetto, e credo animi tutti i ricercatori che si occupano un po' di queste, è che si viene da background molto diversi e è veramente importante contaminarsi e imparare una lingua comune. E questa è una difficoltà non piccola che potrebbe rallentare di parecchio le cose, anche perché, vabbè, insomma, mi fermo qui. Bene, la seconda domanda era, nelle immagini che abbiamo visto di cellule tumorali che stanno bene, diciamo, ecco, a confronto a quelle invece morte, questa diversa colorazione potrebbe essere dovuta ad un differente potenziale elettrochimico che viene... Allora, nel caso specifico, la tecnologia che vi ho mostrato funziona su un principio di trasduzione, quindi va a misurare una capacità ad altissima frequenza, okay? E la sensibilità al valore del potenziale superficiale sulla scala è modesta, anzi uno dei suoi vantaggi è che è abbastanza insensibile a contaminazioni superficiali, a cariche superficiali, eccetera, eccetera. Quindi, premesso che la risposta alla sua domanda è non lo sappiamo, è stato fatto un esperimento per dimostrare le capacità di una tecnologia, ma non sono stati fatti gli studi che tramite quella tecnologia vanno a rispondere nel dettaglio a queste domande, ho il sospetto che i fenomeni siano di tipo un po' diverso. Ecco.
per esempio legati a variazioni, che so io, della costante dielettrica della cellula in relazione a un suo contenuto d'acqua, forse, comunque a variazioni della costante dielettrica, ecco, del materiale rispetto a quella del mezzo. Però è un sospetto, non lo sappiamo. Grazie. Io avrei una domanda per il professor Palestri. Avete domande da... Sì, ce ne sono, allora me la tengo ancora. Sì. Sì, la domanda è, può la neuroelettronica aiutare a ripristinare una funzione persa di un arto esistente? Cioè, invece di pensare ad un arto artificiale, pensiamo ad una persona che ha ancora gli arti ma ha perso la capacità di usarli per qualche motivo. Può la neuroelettronica aiutarci in questo caso? Devo dire, sì, su questo non sono preparato, mi immagino che c'è un problema effettivamente più di interfacciamento con l'arto, quindi di riuscire in ogni caso a parlare con i nervi che eventualmente sono rimasti. Mi ha colpito qualche anno fa, non ho il video con me, un articolo, credo fosse Nature, in cui dei ricercatori facevano vedere in un paziente spinalizzato con una lesione spinale abbastanza alta, il paziente non aveva ancora, non era amputato, aveva entrambi gli arti, ma non riusciva ad avere un controllo di manipolazione fine. Quello che hanno fatto, hanno, in modo simile a quello che ho fatto vedere, hanno letto i messaggi dalla corteccia motoria e li hanno tradotti tramite una matrice di elettrodi di superficie, simile a quelli per altri tipi di stimolazione muscolare, e questa matrice era in grado di dare gli impulsi giusti per far contrarre o rilassare muscoli o antagonisti degli stessi muscoli, e questo ha ripristinato nel paziente in modo molto efficace la possibilità di afferrare degli oggetti, mantenere la presa e poi lasciarla. Mi aveva molto colpito e il video era molto interessante e intenso. Quello che c'è in mezzo però è un computer programmato con dei software che hanno una componente, per esempio, di, chiamiamolo, intelligenza artificiale, che al giorno d'oggi deve funzionare su un computer macroscopico. Io immagino che fra 20-30 anni, quello che Elon Musk ha fatto vedere tecnicamente lui sullo stesso circuito nanoelettronico, è riuscito a identificare gli impulsi nervosi. Non entro nel dettaglio, ma non è così banale poter capire quando una cellula sta sparando, si dice in gergo, quando sta emettendo uno di questi impulsi, ed è riuscito a farlo con un circuito elettronico, non più con un software, con un programma di analisi che implementa un certo algoritmo. Allora io penso che questo enorme e complesso sistema per leggere il pensiero e attivare la stimolazione di un muscolo possa domani, fra 10-15 anni, essere miniaturizzato e implementato in hardware, in un circuito, e quindi per esempio risultare non necessitare un computer separato, risultare un componente che si può indossare. Molte grazie. Io non vorrei abusare troppo del tempo dei volontari del team di servizi teatrali, perché siamo quasi arrivati alla fine, ma vorrei fare una domanda al professor Palestri, proprio perché ci mostrava questa tavola periodica di materiali utilizzati per la costruzione dei transistori. Io che sono una biologa molecolare mi dico, ma alle macromolecole non ci si pensa nella completamente? Nella realtà ci sono, okay, dei cosiddetti semicontori organici che si basano su delle molecole e non sui semiconduttori, che diciamo non sono scalabili, non riesco a fare un transistore piccolo e potente come quello in silicio, però c'è un vantaggio soprattutto dei costi di stampa del transistore, sono ordini di grandezza più piccoli di quello del silicio, per cui
ci sono gruppi che lavorano proprio su circuiti elettronici stampabili quasi con le stampanti a getto di inchiostro. Sono circuiti con performance notevolmente inferiore a quelle del silicio, ma con un costo di fabbricazione piccolo e la capacità di coprire delle grandi aree, perché con il silicio l'area grande ha dei costi inimmaginabili. Io sono conveniente se faccio roba che sta millimetro per millimetro, invece con diciamo i transistori e il semicontore organico posso permettermi stampe, una cosa che in realtà è macroelettronica, cioè stampe su grandi aree, che è conveniente per esempio per i display, perché è ovvio che non posso pensare al costo di oggi di avere dei pollici per pollice di silicio, devo avere cose, quindi in realtà esiste già un'elettronica basata su molecole organiche. Bene, ok, molte grazie. E adesso penso che le domande che vi sono rimaste le potete rivolgere ai nostri relatori in separata sede, sempre qui, ma telecamere spente, diciamo. E ringrazio tutti quanti per l'attenzione, di nuovo il pubblico da casa e l'aiuto e supporto tecnico che abbiamo avuto, ai nostri relatori. Molte grazie.